Ascolta, la scuola è bene, buon pomeriggio. Liliana, prendi posto. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti e un saluto specialissimo ai nostri studenti dell'Istituto Riccardi, accompagnati dalle professoresse Salvatucci e dalla professoressa Solimene. Noi ci auguriamo che questo possa essere un primo incontro per voi. Sappiamo che per i ragazzi è sempre un sacrificio seguire delle lezioni, delle attività nel pomeriggio, quindi prendiamo atto di questa vostra presenza e ci auguriamo che il professor De Conti vi entusiasmi in modo da continuare poi a frequentare questi incontri. Questo pomeriggio abbiamo con noi il professor De Conti, che è noto, è il socio consigliere della società Dante Alighieri e esperto d'artista, studioso, cultore di Dante. Non vuole che io legga il suo curriculum, ma vi accenno solo. Si è laureato all'Università di Venezia con una tesi in storia della lingua italiana sui poeti comico-realistici e per ben 25 anni ha lavorato come docente presso l'Istituto Berto di Mogliano Veneto, ha tenuto numerosissime conferenze per la terza età di Mogliano e attualmente continua a tenere conferenze per numerose associazioni del territorio. La ultima fatica è la presentazione di un catalogo, la preparazione di un catalogo su una mostra che sarà presentata sabato prossimo a sempre Mogliano su Inferno, Purgatorio e Paradiso, quindi il professore ha curato la parte riferita proprio al commento della commedia. Cominciamo proprio e siamo molto contenti che ci siano i ragazzi di terza perché appunto il tema di oggi è il giovane Dante, prime esperienze poetiche. Quindi una prima introduzione a quello che era l'ambiente culturale fiorentino in cui è vissuto Dante e quindi l'evoluzione dalla prime forme poetiche fino all'adesione alla poetica del Dolce Stil Novo. Credo che sarà un percorso molto interessante, anche abbastanza originale, e lascio la parola al professor De Conti e buon ascolto a voi. Allora, buon pomeriggio a tutti, io ringrazio naturalmente la Presidente che anche quest'anno mi ha invitato come relatore della società. E permettetemi di ringraziare gli studenti perché siamo finalmente tornati in presenza e tornare in presenza con gli studenti credo che sia forse la cosa più bella. Io spero di non deluderli e di dare qualche spunto di riflessione. Dopo la interessante e intensa relazione del professor Paparella dell'altra volta, oggi torniamo alla poesia di Dante, ma come avete sentito dalla Presidente lasciamo stare un po' la commedia e oggi vorrei presentarvi il giovane Dante ai suoi esordi poetici, in quello che possiamo definire un po' il suo apprendistato con cui si fa conoscere e con cui si afferma come poeta negli anni precedenti la drammatica ma per certi versi straordinaria esperienza dell'esilio che lo porterà alla composizione della commedia, un'opera di impianto ideologico e profetico. Ai tempi della giovinezza di Dante, Firenze era un ambiente culturale ricco di fermenti in cui varie tendenze poetiche coesistevano fianco a fianco: la lirica d'amore cortese, di tipo guittoniano, la nuova maniera di Guido Cavalcanti, lo stile comico realistico, l'enciclopedismo e il commento latino. In questo ambiente così stimolante, il giovane Alighieri comincia ben presto a dedicarsi alla poesia.
Tra i vari indirizzi culturali nei quali si cimenta, Dante sceglie quelli più ardui e raffinati, orientandosi verso la lirica d'amore di ascendenza cortese. Le sue prime prove riprendono il modello wittoniano e ne ripetono gli schemi psicologici convenzionali, il linguaggio astruso e gli artifici tecnico-formali. Poi sappiamo che di fronte a Guittone ci sarà poi un forte rifiuto a livello teorico-critico. Ma poi subentra l'amicizia con Guido Cavalcanti, che in questi anni era forse il poeta più famoso a Firenze e di cui Dante ci parla definendolo il primo amico. E è interessante che Gianmarco Contini abbia coniato il termine proprio di patrono della giovinezza poetica di Dante, parlando proprio di Cavalcanti. E nasce quel gruppo di spiriti eletti, orgogliosi della propria altezza di ingegno, chiusi in un'aristocratica elite dell'intelligenza, che viene comunemente designato con la nota formula dantesca Dulcis in novo, che noi ritroviamo nel 24° canto del Purgatorio. Questo clima di amicizia poetica si riflette nel noto e famoso sonetto Guido, io vorrei che tu, Lapo ed io. In questo sonetto Dante si rivolge a Guido Cavalcanti esprimendogli il desiderio di essere posto sopra un vascello da un buon mago, insieme con lui e con un terzo comune amico e poeta, Lapo Gianni, e con le loro donne amate. In un vascello, appunto, guidato dall'amore e dai desideri dei passeggeri. Generalmente questo sonetto si fa risalire al modello provenzale del Placer, un elenco più o meno realistico e realizzabile di piaceri e di desideri. Anche se qui si incontra più che un elenco di piaceri, un ideale complessivo di vita affidato all'evasione. La leggiamo. Guido, io vorrei che tu e l'acqua ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio. Sicché fortuna o d'altro temporio non ci potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento, di stare insieme crescesse il disio. E mona vanna e mona lagia poi, con quelle che è sul numero delle 30, con noi ponesse il buono incantatore. E quivi ragionà sempre d'amore, e ciascuna di loro fosse contenta, siccome credo che saremmo noi. Il sonetto si divide nelle sue partiture fondamentali, quartine e terzine, affrontando i due temi caratteristici della poesia dello Stinnovo. Nelle quartine abbiamo l'amicizia, nelle terzine abbiamo il tema dell'amore. E il sonetto si apre con la dedica a Guido, che è Guido Cavalcanti. Abbiamo visto il poeta in questo momento che fa da guida agli altri poeti. E poi immediatamente ci troviamo di fronte a quel clima di amicizia, di stretto legame tra questi poeti, che è accentuato dalla figura retorica del chiasmo. Io vorrei che tu l'avo ed io. Il pronome io apre e chiude questa parte del verso, dando l'idea proprio di questa chiusura, di questa elite aristocratica. Fossimo presi per incantamento, immediatamente ci trasferiamo in un'atmosfera fantastica, magica. Fossimo presi proprio quasi una sorta di rapimento in questa atmosfera magica. E messi in un vasel, molto probabilmente qui si fa riferimento al vascello di cui si parla nel romanzo di Tristan, una nave costruita dal mago Merlino per utilizzata da Tristano e Isotta. Non dimentichiamoci che i romanzi arturiani alla fine del 200 erano molto noti e molto probabilmente facevano parte delle letture e degli studi giovanili di Dante. Che ad ogni vento, alcuni intendono che seguendo il vento, ma io preferisco intenderlo con ogni vento, come a dire che questo vascello è svincolato da elementi materiali, dalle leggi della materia, e governato solo
dai desideri dei poeti. Per mare andasse al voler vostro e mio. E qui ci troviamo di fronte a un primo concetto molto importante. Quel voler vostro e mio esprime il desiderio di isolamento in una cerchia di iniziati che hanno i medesimi intenti e i medesimi affetti. E il voler vostro e mio è proprio, come vedevamo, la rotta che deve condurre questo vascello. Sì che fortuna, una burrasca o d'altro tempo, altri agenti atmosferici negativi, non ci potesse dare impedimento, cioè non ci potesse ostacolare la nostra navigazione. Anzi, vivendo sempre in un talento, e qui ci troviamo di fronte forse alla parola chiave del sonetto, che è l'avverbio sempre, che non a caso si trova al centro del componimento. Perché è una parola chiave? Perché sempre esprime l'unicità e l'esclusività di questo legame tra i poeti che si identificano nella cosiddetta altezza d'ingegno. E il talento, parola in rima che si trova anche in Cavalcanti, è proprio la volontà di stare insieme e di aumentare così il desiderio d'amore. Nelle terzine entra in scena l'elemento femminile, la donna, che è fondamentale nell'esperienza amorosa. E Monna Vanna e Monna Lagia poi, con quelle che sul numero delle 30, con noi ponesse il buono incantatore. Monna Vanna è diminutivo di Giovanna, era la donna di Cavalcanti, e Monna Lagia la donna di Lago Gianni. Poi, con quelle che sul numero delle 30, qui probabilmente Dante si riferisce, ce lo dice nella Vita Nuova, a un'epistola sotto forma di sirventese in cui aveva fatto l'elenco delle 60 donne più belle di Firenze, sul modello dei cataloghi trovadorici che celebravano le dame famose. E molto probabilmente questa donna non è senz'altro Beatrice, che si sarebbe molto probabilmente trovata al numero 9, visto poi il valore simbolico del numero. Con noi ponesse il buono incantatore, di nuovo un incantamento incantatore. Ci troviamo in questa atmosfera fiavesca di evasione. E il sonetto si chiude con una terzina che esprime proprio questo legame, questa clima di esclusività tra i poeti e le donne amate. Ed è accentuata dal polisindeto e siccome, che non fa altro che ripetere il significato del verso precedente. E ciascuna di loro fosse contenta, siccome io credo che saremo noi, quindi ripete la sostanza. E questa ripetizione della E ci dà proprio l'idea di questa esclusività. E qui ci troviamo di fronte a un altro aspetto importante del dolce stil novo, che è ragionare sempre d'amore. Ancora una volta compare l'avverbio sempre, che in questo caso si accompagna con il verbo ragionare, che per i poeti dello stil novo aveva un significato fondamentale. Ragionare voleva dire amare, poetare ed innalzarsi moralmente. E quindi in questa atmosfera di evasione, lontana diciamo dalla realtà, i poeti si trovano a ragionare d'amore, a parlare d'amore con le loro donne. Qui molto probabilmente viene rivendicato il valore socializzante dello stil novo, quale ideologia dell'amore e dell'armonia. In questo senso, la scelta di condividere la fuga felice in un sogno con altre due coppie di amanti testimonia l'intenzione di dare concretezza ai valori dei fedeli d'amore, una vera e propria setta dotata di un codice culturale comportamentale comune. Parallela a questa rivendicazione c'è forse la critica implicita alla società reale, la società dei nuovi mercati, degli affari, dei commerci e soprattutto delle lotte politiche cittadine. Questo componimento ha suscitato diverse suggestioni. C'è chi vuole metterlo in relazione, in una sorta di confronto, per il tema dell'amicizia e dell'amore,
con i componimenti dei famosi poeti novi latini. Anch'essi rifiutavano la poesia ufficiale nazionalistica, patriottica, che esaltava la grandezza di Roma, e si dedicavano a tematiche meno impegnate come l'amore e cose più piacevoli. L'idea della fuga da una realtà sociale degradata può suscitare nell'immaginario contemporaneo una suggestione particolare, in quanto richiama o può richiamare quei movimenti tesi all'estrema semplificazione dei rapporti sociali e alla valorizzazione utopica dell'amore e di una vita basata sull'amore. Possiamo pensare, qualcuno in questa suggestione avvicina a questo componimento, ai famosi movimenti degli anni 60, gli Hippie e i figli dei fiori, che proclamavano una vita vissuta immersi nella natura, dediti all'amore libero, alla condivisione delle cose, in forte conflitto e contrasto con la società capitalistica consumistica del tempo. Erano i famosi figli dei fiori che proclamavano fate l'amore, non fate la guerra, e questi movimenti trovano la loro massima espressione in quelli che come me sono diversamente giovani, in quel famoso concerto festival che è stato fatto a Woodstock e che segna proprio il momento culminante di questo movimento, ma anche forse l'inizio della sua conclusione. Siamo nell'agosto del 1969. Ecco, io preferisco individuare in questo componimento un sonetto d'avanguardia, anche se questo termine appartiene alla critica letteraria novecentesca. Perché un sonetto d'avanguardia? Perché qui Dante vuole rivendicare la rottura definitiva con la tradizione poetica precedente, in modo particolare con Guittone e la tradizione dei suoi poeti. Dante e i poeti dello stil nuovo vogliono affermare con forza la propria originalità e modernità. Non dimentichiamo che l'aggettivo moderno è impiegato da Dante nel suo incontro con Guinizelli nel 26esimo canto del Purgatorio, quando spiega la novità delle dolci rime. Dice: quando io odono mal se stesso il padre mio e degli altri miei migliori, che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre, e io a lui i dolci ditti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro inchiostri. Ecco, qui apro una parentesi. Noi sappiamo che poi l'amicizia con Guido si inclinerà in maniera abbastanza forte a causa di una diversa concezione dell'amore da parte dei due poeti, e forse quello a soffrire di più di questa inclinatura dell'amicizia, di questa amicizia, sarà proprio Dante. Noi sappiamo che Guido, in modo particolare nella sua canzone Donna me prega, aveva teorizzato una concezione dell'amore tutta irrazionale, legata, diciamo, all'anima sensitiva, e non è impossibile da controllare con la ragione. Dante invece aveva teorizzato una teoria d'amore controllata e supportata dalla ragione. E in studi recenti, o meglio, già Gianfranco Contini aveva evidenziato un aspetto molto importante. Noi sappiamo che Guido Cavalcanti viene citato nella commedia solo due volte, nel decimo canto dell'Inferno e nell'undicesimo del Purgatorio, ma Contini acutamente osserva che la figura di Guido aleggia un po' in tutta la commedia, e recentemente è stato messo in evidenza come i canti 17esimo e 18esimo del Purgatorio, quelli in cui Virgilio descrive a Dante, parla con Dante, spiega la dottrina dell'amore, male e bene diretto, sono da interpretare come la vera risposta che Dante dà all'interpretazione dell'amore di Guido Cavalcanti, e che segnano, diciamo, la definitiva rottura da quella posizione. E Enrico Marato,
di recente proprio, ha evidenziato nel famoso verso del canto diciottesimo del Purgatorio, l'errore dei ciechi che si fanno duci, come bersaglio di questi ciechi che si fanno duci, proprio la figura di Guido Cavalcanti. Ma torniamo a noi. Sempre al modello letterario del Plazer, o almeno in parte, appartiene un altro sonetto giovanile di Dante, Sonar Bracchetti e Cacciatori e Izzare, dove nella prima parte vengono elencati i piaceri e i divertimenti della caccia. Questo componimento richiama molto un sonetto di Jacopo di Michele, che i suoi concittadini di San Gimignano avevano chiamato e definito per la sua bravura poetica Folgore. Infatti siamo di fronte a Folgore da San Gimignano, un poeta contemporaneo di Dante che appartiene alla stagione della poesia comico-realistica, che proprio tra la fine del 200 e i primi anni del 300 vede, diciamo, la sua massima espressione, forse proprio perché trova il terreno fertile nell'attività, nella vita vivace dei comuni. In realtà Folgore da San Gimignano si discosta un po' dai temi tradizionali della poesia comico-realistica, in quanto usa un linguaggio più raffinato e un'ambientazione quasi nostalgica del mondo feudale. Folgore da San Gimignano ha scritto due raccolte, una dedicata ai mesi e una dedicata ai giorni della settimana. Nel sonetto di febbraio, Folgore ci parla dello svago della caccia, che era una usanza feudale e che è un tema dominante nella raccolta dei mesi. E lo leggiamo per poi metterlo a confronto con il sonetto di Dante. E di febbraio vi dono bella caccia di cervi, caprioli e di cinghiali, corte gonnelle, grossi calzari e compagnia che vede letti e piaccia. Canda guinzagli e segugi da traccia e le borse fornite di danari ad onta degli scarsi e degli avari o di chi in questo vi dà briga di impaccia. E la sera tornar con i vostri fanti, carcati della molta salvaggina, avendo gioia ed allegrezza e canti. Far trarre il vino e fumare la cucina e fino al primo sonno star razzanti e poi posare infine alla mattina. Se voi vedete, qui ci troviamo di fronte a un classico Plazer, in quanto abbiamo proprio un sonetto che è un elenco di tutte cose piacevoli. Folgore ci descrive proprio la caccia attraverso anche un elenco di termini precisi e particolari: i cervi, i caprioli, i cinghiali, l'abbigliamento della caccia, le corte gonnelle, i grossi calzari, e soprattutto sottolinea che questo è un piacere, cioè tutta la compagnia dei cacciatori vi dia diletto e vi piaccia, no? E poi la caccia viene descritta nella seconda quartina in termini estremamente dinamici: cani da guinzaglio, segugi da traccia, questo correre, diciamo, degli animali. E c'è anche un velato rimprovero forse a quegli avari che non permettono di godere di queste piacevolezze della caccia, ad onta degli scarsi e degli avari e o di chi in questo vi dà briga ed impaccia. Alla scena dinamica che si svolge all'esterno, che è quella della caccia, risponde nelle terzine invece un ritorno all'interno, no? Probabilmente possiamo dire una ipotetica sala di un castello feudale, no? E la sera tornare con i vostri fanti, con tutti i servitori, carcati della molta salvaggina, avendo gioia ed allegrezza e canto. Trarre del vino, fumare la cucina, ci troviamo di fronte a un'atmosfera di gioia, di piacevolezza, e questo gruppo di amici e di compagni forse anticipa quella che è la lega brigata che poi troveremo nel Decamerone del Boccaccio. E vediamo Dante. Sonar bracchetti e cacciatori e zare, lepri levare e disgridare le genti,
e di guinzagli uscì ventri correnti, per belle piagge volgere imboccare, assai credo che deccia dilettare, libero cuore e vanti intendimenti. Ed io, fra gli amorosi pensamenti, d'uno sono schernito in tale affare, e dicemi esto motto per usanza, or ecco leggiadria di gentil core, per una sì selvaggia dilettanza, lasciar le donne e lor gaia sembianza. Allor, temendo non che senta amore, prendo vergogna, onde mi ven pesanza. Ecco, l'inizio di questo sonetto, diciamo, richiama molto quello di Folgore da San Gimignano. Ci troviamo anche qui di fronte alla descrizione di una caccia, anche qui descritta in modo dinamico, anche qui abbiamo termini precisi, bracchetti, cacciatori, le lepri, i vetri, che ci danno l'idea di questo dinamismo della caccia. Notate l'uso degli infiniti a modi sostantivi, sonare, alzare, levare, quindi vuol dire scovare le lepri, far uscire dai guinzagli i vetri, i cani da caccia, e farli correre per i pendii e imboccarli. Qui probabilmente si può interpretare in due modi: o indirizzarli a scovare le prede, oppure imboccare può anche essere inteso come azzannare e afferrare la preda. E anche per Dante, come per Folgore da San Gimignano, questa scena della caccia, questo piacere della caccia, porta diletto, deccia dilettare. Folgore aveva detto di deletti e piaccia, ma siamo proprio nello stesso clima. Questo momento, possiamo dire così, illusorio e piacevole della caccia, viene a un certo punto interrotto, e qui è la differenza rispetto a Folgore. Ed io, fra gli amorosi pensamenti è un classico termine della letteratura amorosa, quindi tra gli amorosi pensieri, da un pensiero sono schernito, sono rimproverato in tale affare, in questa situazione. E questo pensiero rimprovera Dante dicendogli, e dicemi esto motto per usanza, queste parole per abitudine. Ora ecco leggiadria di gentil core. Anche qui leggiadria può essere intesa come nobiltà d'animo, ma anche come intemperanza, forse, di un gentil core. Per una sì selvaggia dilettanza che si perde dietro a un piacere così rustico come è la caccia, no? E lascia le donne e la loro bella, il loro bell'aspetto, no? Termini tipici della letteratura d'amore. E qui Dante, temendo non che senta amore, costruzione del verbo temere alla latina, timeo, non ut, non vuol dire temere, che, quindi temendo che lo senta, che senta amore, questo rimprovero, prendo vergogna da dove mi viene rammarico. Come a dire forse che a quello a cui mi devo veramente dedicare non è la caccia o i piaceri della caccia, ma devo tornare a pensare e a parlare d'amore. Ma nelle sue esperienze giovanili Dante si cimenta anche nella poesia comico-realistica, un genere, abbiamo visto, molto in voga alla fine del 200 e all'inizio del 300, che si basava su una lunga tradizione poetica codificata nelle arti strictandi, che erano, lo dico in maniera un po' semplicistica, una sorta di manuali in cui si insegnava o si davano delle indicazioni ben precise di come comporre certi generi poetici, si indicava quale lessico usare, quali termini affrontare. E ricordiamoci che la poesia comico-realistica molte volte erroneamente viene interpretata come una sorta di poesia anti-stinnovistica. In realtà la poesia comico-realistica ha una sua tradizione molto ben radicata e ha in Rustico Filippi e Cecco Angiolieri i suoi massimi rappresentanti. Non dimentichiamoci, per esempio, che Rustico ha una cronologia piuttosto alta, cioè scrive intorno al 1250, quindi siamo prima dello Stinovo, e quindi non poteva essere una poesia, diciamo, antistinovistica.
E qui, nella nostra marca, anche noi abbiamo un nostro poeta comico realistico, originario di Conegliano, contemporaneo di Dante, che è Gualbertino da Coderta. No? Che ha scritto, abbiamo solo due sonetti, però per dirvi un po' come questa corrente poetica trova proprio in questo periodo, tra la fine del 200 e l'inizio del 300, la sua, diciamo, massima espansione e esempi. L'attenzione con Forese Donati, che risale di certo prima al 1296, perché nel 1296 muore Forese, costituisce l'esempio forse più significativo della scelta di perseguire soluzioni stilistiche e tematiche diverse da quelle compiute nel resto della produzione giovanile, diverse da questi sonetti. Di Forese noi sappiamo molto poco, sappiamo che era poco più anziano di Dante e apparteneva a quella famosa famiglia dei Donati, che forse anche abitava vicino agli Alighieri, nota famiglia importante della Firenze del periodo di Dante. Era figlio di Simone Donati e fratello di Corso, un capo della fazione di Guelfi Neri piuttosto dispotico, e di Piccarda, che era prima anima che Dante incontra nel paradiso, nel cielo della luna. E qui c'è una curiosità, un po' se volete, perché la famiglia Donati è l'unica che trova posto nelle tre cantiche della commedia. Perché Forese, lo vedremo dopo, lo troviamo nel Purgatorio, ma Forese ci annuncia che il fratello Corso fra poco arriverà nell'inferno, no? Mentre Piccarda, abbiamo visto, si trova nel cielo della luna in paradiso, quindi la famiglia è distribuita equamente nelle tre cantiche della commedia. Nell'attenzione, che è composta di sei sonetti, tre di Dante e tre di risposta di Forese, i due si insultano, si scambiano insulti di tutti i generi e di accuse secondo le modalità tipiche del filone comico realistico. I temi che vedremo affrontati in questa tensione sono quelli tipici della poesia comico realistica: la gola, il sesso, il denaro, la famiglia, l'avversità della fortuna. E il registro di questa tensione parrebbe essere quello del vituperio e dell'invettiva, ma non è escluso che in questa tensione possa essere individuata anche una tendenza fortemente satirica, perché in queste tensioni vengono spesso presi di mira proprio aspetti della vita privata dei due antagonisti. Ed è tra l'altro un'attenzione che pone anche alcuni problemi di interpretazione, perché presenta alcuni enigmi che troveremo anche adesso che la leggiamo. Noi leggiamo i primi due sonetti, cioè il primo di Dante e la risposta di Forese. Il sonetto che dà avvio all'attenzione si apre con una scena di vita matrimoniale. Dante conduce il pubblico nella stanza da letto di Forese Donati. E nel primo sonetto il bersaglio di Dante è probabilmente duplice. Il freddo patito dalla moglie è sia reale, quindi prodotto da un'indigenza materiale del marito, ma anche metaforico, con un'allusione abbastanza trasparente alla incapacità del marito Forese di soddisfare gli appetiti sessuali della moglie. Chi udisse tossir la malfatata, moglie di Vici, vocato Forese, potrebbe dir che la fosse vernata ove si fa il cristallo in quel paese. Di mezzo agosto la tuovi infreddata, or sappi che deve far d'ogni altro mese, e non le val perché dorma calzata, merzè del copertorio che ha portonese. La tosse, il freddo e l'altra malavoglia non la dovien per omor abbia vecchi, ma per difetto che la sente al nido. Piange la madre che ha più d'una doglia, dicendo: lassa che per fichi secchi messa l'avrei in casa del conte Guido.
Allora, il sonetto si apre con un modulo tipico della poesia comico-realistica. Chi udisse, no? Questo invito ad ascoltare. Chi udisse tossire la malfatata, moglie di Bicci, cioè la voluta male dal fato, quindi sventurata, disgraziata, moglie di Bicci, avvocato forense, e questo diminutivo ha origini un po' oscure. Forse si riferisce al Bicci Cocco, che era il nonno di Forese Donati. È un diminutivo che comunque si ritrova spesso nella famiglia Forese, però l'origine non è ben chiara. Potrebbe dire, quindi chi udisse tossire questa povera moglie, potrebbe dire che l'ha forse trascorso l'inverno, vernata, dove, in quel paese dove si fa il cristallo. E qua ci rifacciamo a un'usanza, una credenza medievale che nei paesi freddi dove si trova il ghiaccio, si estraesse dal ghiaccio il cristallo. Di mezzo agosto, quindi in pieno agosto, la trovi tutta infreddolita. Pensate che cosa gli può capitare in ogni altro mese, se ad agosto è piena di freddo. E non le conta nulla perché dorma calzata. E qui molti commentatori intendono questa calzata come avviluppata dalle coperte, ben imbottita, però questa interpretazione andrebbe in contraddizione con il verso successivo. Io preferisco intenderla come dorma tutta vestita, a causa della coperta che è corta, quindi sarebbe un po' assurdo che venisse tutta avvolta dalle coperte. La tosse, il freddo e l'altra malavoglia, cioè la malinconia, l'insoddisfazione, non le capitano per quell'umore che è tipico dei vecchi, ma per difetto che la sente il nido, ma perché il suo nido è privo dell'uccellino che la dovrebbe coprire. E qui non vado oltre la spiegazione, perché insomma la metafora è molto evidente. E nell'ultima terzina, con una tecnica anche questa tipica della poesia comico-realistica, entra in scena improvvisamente un terzo personaggio con un effetto tipicamente teatrale, no? Piange la madre, quindi la suocera, la madre della moglie, che ha quindi un dolore dicendo: ahimè che per fichi secchi, quindi con quattro soldi, messa l'avrei in casa del conte Guido, cioè con una dote da niente l'avrei fatta sposare al conte Guido, che probabilmente è un'espressione iperbolica, per dire l'ho messa da dare in sposa a un uomo molto più facoltoso di Forese Donati. Queste chiuse con queste aperture teatrali, con queste scene improvvise, sono per esempio un tipico, le troviamo nei sonetti di Cecongiolieri. Cecongiolieri è abilissimo a chiudere i sonetti, anzi a costruirli proprio in funzione della terzina finale. La risposta di Forese lascia da parte le allusioni sessuali e sposta il discorso sul padre di Dante. E qui dobbiamo dire una cosa anche importante, che questa attenzione è anche un importante documento storico, perché Dante non ci parla mai del padre, e qui abbiamo l'unica testimonianza del padre e della sua professione, che sappiamo essere stata quella di un prestatore di denaro, quello che volgarmente si chiama un usuraio. E il padre di Dante aveva anche fatto notevoli guadagni con questa sua professione, tanto che aveva comprato appezzamenti, terre, come ci spiega molto bene nell'ultimo suo libro su Dante Alessandro Barbero, che ci spiega un po' tutta l'eredità avuta dalla famiglia di Dante. E dobbiamo dire che qui Forese non incontra il padre di Dante, ma incontra il suo fantasma, perché il padre di Dante è morto tra gli anni, tra il 1289 e il 1283. Noi sappiamo che questa tenzone molto probabilmente scritta prima del 1296, che è l'anno della morte di Forese, quindi il padre era già morto, infatti incontra il suo fantasma.
L'altra notte mi venne una gran tosse, per chi non avea che tenere addosso, ma impontanente che fui mosso, per gira guadagnare ove che fosse. Udite la fortuna ove m'addosse, chi credetti trovar perle in un bosso, e bei fiorin coniati d'oro rosso, e li trovai alla dietro tra le fosse. Legato a un nodo chi non saccio il nome, se fu di Salamone o d'altro saggio. Allora mi segnai verso il Levante, e quei mi disse, per amor di Dante, sciomi, ed io non potti veder come. Tornai addietro e compì mi viaggio. Il sonetto di Forese, anche il sonetto di Forese, si apre con un modulo tipico della poesia comico-realistica, l'altra notte è il modulo proprio della narrazione. Mi venne una gran tosse, e qui abbiamo il richiamo con il tossir della moglie di Dante. Non dimentichiamoci che le tenzoni erano dei componimenti che i poeti scrivevano spesso per farsi conoscere, e molte volte i poeti più abili nella risposta ripetevano lo schema metrico del mittente, no? Quando, per dimostrare un po' l'abilità. Ma le tenzoni erano proprio un modo per farsi conoscere, per entrare nella cerchia dei poeti. Mi venne una cantosa perché io non avevo nulla da tenermi addosso, no? E anche questo tenere addosso forse richiama il famoso copertoio del sonetto di Dante. Ma non appena che fu giorno, fui mosso, mi misi in cammino per andare in giro a cercare di guadagnare dove potessi trovarlo. Udite la fortuna che mi capitò, anche questo appello ai lettori è un modulo tipico della poesia comico-realistica. Che io credetti di trovare perle in un bosso, cioè di trovare delle perle in un vasetto di legno, o dei bei fiorini coniati d'oro rosso, cioè appena, come si dice, possiamo dire stampati, proprio freschi di conio. E queste due immagini un po' iperboliche servono proprio a preparare l'entrata in scena del fantasma dell'Alaghiero. Ed io, invece di trovare queste cose belle, trovai Alaghiero tra le fosse. E qui inizia il primo enigma, perché queste fosse vengono interpretate in diversi modi. Forse è un'allusione alla chiesa di San Jacopo che si trovava a Firenze tra due fossati, quindi tra le fosse. O forse le fosse fanno riferimento alle tombe di un cimitero, infatti l'Alighieri esce come un fantasma, che quindi potrebbe essere la tomba. Ma probabilmente queste fosse fanno riferimento ai fossati che si trovavano fuori le mura della città, dove si gettavano i corpi degli uomini morti non da cristiani, in particolare gli eretici e gli usurai. E forse non è un caso che l'usuraio originario degli Sloveni, vedendo passare Dante nel 17° canto dell'Inferno, lo apostrofi con queste parole: che fai tu in questa fossa? E all'Alighiero è legato a un nodo, chi non sa il nome, di cui io non so il nome, se fu di Salamone, famoso nodo, o di un altro saggio. E anche qui abbiamo un altro piccolo enigma, diciamo. Il nodo era un motivo ornamentale molto diffuso nell'arte, nell'architettura antica e medievale, che raffigura un nodo difficile da sciogliere. Molte volte l'avrete notato anche nelle chiese, perché è rappresentato con due anelli di una catena intrecciati a forma di croce, quindi uno dentro l'altro, diciamo. E forse qui si allude a un peccato non ancora scontato da Alighiero, anima in pena, che chiede ai vivi di pregare per lui. Molto probabilmente però si allude al peccato di usura, e si può cercare conferma di questo in un passo del Quaresimale fiorentino di Giordano da Pisa, dove si discute in generale del peccato e si adduce l'esempio particolare dell'usura. Così leggiamo: per lo peccato hai l'uomo due catene,
una in questo mondo e una in cielo, e può essere sciolta l'una e non l'altra. Quando io tolgo l'usura, si sono legato di due catene, a Dio e al prossimo, e così è di tutti i peccati, tutti hanno due catene. Se io rendo l'usura, sono libero dall'una catena, di quella del prossimo, ma non sono libero di quella di Dio, insino chi non mi confesso. Questa, un rapporto diciamo più preciso tra l'usura e il nodo di Salomone, come indica Mario Marti, è forse identificabile nella descrizione di Gedeone, nel 17° canto dell'Inferno, prima dell'entrata in scena degli usurai. Gedeone è quel famoso mostro alato che prende sulla groppa Dante e Virgilio e li fa scendere nel girone degli usurai. E come viene descritto questa parte del corpo di Gedeone? Lo dosso, il petto e ambedue le coste dipinta vea di nodi e di rotelle. Qualcuno ipotizza anche che questo nodo possa essere il cappio degli strozzini, che erano molte volte gli ebrei, e il nome Salomone era un nome molto comune tra gli ebrei. E anche non si può infine escludere che il nodo si riferisca a un'offesa non vendicata, forse quella di Geri il Bello, primo cugino di Alighiero, cui si allude in Inferno, canto 29, io vi ho messo solo un pezzettino del passo, attendi ad altro ed ella si rimanga, che io vidi lui al piede del ponticello mostrarti e minacciar forte col dito, e udì il nomar Geri del Bello. Ma torniamo col capo. Torniamo al sonetto e Forese, di fronte a questo fantasma del padre di Alighieri, allora mi segnai verso le Levante, si fa il segno della croce verso destra, perché l'Oriente è il luogo importante dal punto di vista cristiano. E qui mi disse, per amor di Dante, sciomi, cioè liberami da questo nodo. E qui probabilmente, forse, si allude a un atto di egoismo di Dante che non avrebbe vendicato il padre di una vendetta o di una questione di carattere economico, però sono solo ipotesi. E lì non potevo vedere come scioglierlo, tornai indietro e ripresi il mio cammino. Cosa possiamo notare? Che pur essendo giovane Dante mostra una maggiore abilità rispetto a Forese, perché intanto abbiamo quella metafora di carattere sessuale che è proprio tipica dell'offesa, se volete, o della tecnica comico-realistica. E poi la costruzione del sonetto, abbiamo visto, si conclude con quella importante apertura teatrale che dimostra proprio anche l'abilità di Dante. In Forese la costruzione è un po' più lineare e finale, possiamo dire che è anche un po' banale, cioè torna indietro e riprende il cammino, mentre in Dante avevamo proprio la sorpresa. Ecco, questa particolare esperienza poetica e l'amicizia con Forese saranno argomento del 23° canto del Purgatorio, il canto dei golosi, che come abbiamo visto era così definito Forese. Infatti mi ero dimenticato, gli altri sonetti della tensione trattano diciamo temi e insulti particolari. Forese accusa Dante di essere un poro cane, un mendicante, di essere andato addirittura più volte a casa dei donati a chiedere l'elemosina. Dante risponde a Forese che forse lui non è figlio di suo padre, e quindi continuano diciamo questi insulti, e la tensione si conclude ancora una volta da parte di Forese
tornando alla figura dell'Alighieri, del padre, e Alforese riferisce di una vendetta che Dante non avrebbe compiuto. Vi dicevo che questa particolare esperienza poetica e l'amicizia con Forese saranno poi argomento del 23° canto del Purgatorio, dove Forese si trova appunto nel girone, nella cornice, scusate, dei Golosi. Nel 23° canto Dante non riesce a individuare, a riconoscere le anime dei Golosi, perché sono tutte emaciate, hanno il volto scavato e addirittura hanno, o nel loro volto si può notare, la famosa scritta Homo data dagli occhi e dalla un'arcatura delle sopracciglia che creano questa raffigurazione particolare, e quindi non riconosce nessuno, mentre Forese lo riconosce e anzi gli va incontro con termini molto amichevoli, fermati, vieni, quale piacere vederti, eccetera. E tra i due inizia un dialogo e a un certo punto, Dante chiede a Forese, e io a lui: Forese, da quel dì nel quale mutasti mondo a miglior vita, 5 anni non son volti fino a qui. Se prima fu la fossa in te finita di peccar più, che sovvenisse l'ora del buon dolor che a Dio ne rimanita, come sei tu quassù venuto ancora? Io ti credea trovarla giù di sotto, dove tempo per tempo si ristora. Con degli a me si tosto m'ha condotto a ver lo dolce assenso di martiri l'anella mia, con suo pianger dirotto, con suoi piedi devoti e con sospiri, tratto m'ha della costa ove si aspetta, e liberato m'ha degli altri giri. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia, che molto amai, quanto in bene operare è più solitta. Allora qui Dante si rivolge a Forese. Forese, da quel giorno in cui hai mutato vita, cioè sei morto e sei passato la miglior vita, non sono ancora passati 5 anni, perché sappiamo che il viaggio di Dante nell'oltretomba si svolge nel famoso 1300, anno del Giubileo, voluto da Bonifacio VIII, nella famosa Settimana Santa del 1300, e abbiamo visto che Forese è morto nel 1296, quindi non sono ancora passati 5 anni dalla morte di Forese. Se prima fu la possa in te finita, quindi se la possibilità di commettere peccati in te finì più che sovvenisse l'ora, cioè prima che arrivasse l'ora del buon dolore, cioè del pentimento, che ci rimarita Dio, quindi che ci ricongiunge con Dio, probabilmente qui Dante accenna al fatto che anche Forese si è pentito all'ultimo momento, e noi sappiamo che chi si era pentito all'ultimo momento si trovava nel famoso antipurgatorio. Come sei quassù venuto ancora? Cioè come sei già arrivato quassù, cioè nella cornice dei Golosi? Io ti credevo di trovarla giù di sotto, cioè nell'antipurgatorio, dove tempo per tempo si ristora, cioè dove si deve aspettare tempo per tempo. Nell'antipurgatorio le anime devono rimanere un certo periodo di tempo e poi iniziare la salita della montagna del purgatorio. Ond'egli a me si tosto m'ha condotto a verlo dolce assenso di martiri, l'anella mia con suo piangere di rotto. Così velocemente mi ha condotto a bere il dolce assenzio, cioè una sorta di ossimoro, sarebbe il dolce veleno dei martiri. Perché è dolce questo veleno? Perché le anime del purgatorio, pur dovendo subire delle pene, sono contente, perché queste pene sono semplicemente il lascia passare poi per salire in paradiso, quindi affrontano le pene con spirito gioioso o di sopportazione. L'anella mia col suo piangere di rotto, cioè la mia anella, non la chiama neanche col suo nome, con un diminutivo, col suo piangere di rotto, con il suo pianto, con la sua devozione verso di me. E ci troviamo di fronte a una donna che
tutto l'opposto di quella moglie infreddata, non soddisfatta sessualmente dal marito, ma anzi di una moglie premurosa. No? Con le sue preghiere devote e con sospiri, mi ha portato via dalla costa ove si aspetta, cioè mi ha tolto dall'antipurgatorio e mi ha anche liberato dagli altri giri, perché le anime, una volta entrate ai piedi della montagna di Purgatorio, devono comunque tutte fare l'intera salita. E invece addirittura le preghiere di Nella l'hanno liberato e l'hanno portato direttamente nella cornice dei golosi. Tanto è a Dio più cara e più diletta la vedovella mia che molto amai. Ecco, ci troviamo di fronte, potremmo dire, a una coppia perfetta. Forese la chiama la vedovella mia, quindi manifesta tutto il suo affetto e l'amore per questa donna, che molto amai, quindi siamo lontani, anni luce un po' da quel clima plebeo di insulti e di violente parole, che avevano caratterizzato la figura della moglie di Forese e del marito. Quindi è tanto più cara a Dio, più cara e più diletta, quanto in bene operare più soletta, quanto è nell'operare bene, nel mostrarsi devota, sola, e questo dopo permetterà a Forese di scagliare un'invettiva contro le donne fiorentine che mostrano le cuppe al vento scostumate. Ecco, molti commentatori concordano nel riconoscere in questo passo del Purgatorio un tono di scusa, di pentimento per la passata violenza verbale rivolta in particolare alla moglie del caro amico. In realtà la funzione di Forese è molto più importante. Egli è il ricordo di Dante, il suo vissuto. Grazie a lui il poeta ritrova un tempo perduto e insieme a lui lo rivive, lo reinterpreta alla luce della sua nuova coscienza etico-letteraria e di una prospettiva di valutazione ormai del tutto ultraterrena. Nel canto 23esimo, infatti, Dante, rievocandola, fa implicitamente ammenda di una poco nobile tensione poetica in cui lui e l'amico si erano scambiati sonetti ingiuriosi con un realistico linguaggio plebeo. Forese, come ha ben osservato Vittorio Lusso, è il personaggio funzione di questa ritrattazione letteraria. Il ripudio dantesco della tensione giovanile è il rifiuto del genere letterario comico, di una poesia giocosa e realistica che non andava al di là dell'orizzonte comunale. Una poesia quindi senza dignità e senza messaggio. Quindi agli occhi di un Dante maturo, un'anti-poesia. E siamo di fronte, qui nel Purgatorio, a una poesia che è completamente diversa dall'esperienza precedente di Dante. Siamo di fronte alla poesia della commedia, una poesia che ha un'opera che ha, abbiamo visto, un impianto ideologico e profetico. Dante vuole staccarsi da quella che è stata la sua esperienza precedente, non solo poetica, ma anche, potremmo dire, filosofica, perché Dante si vuole allontanare da quell'errore in cui stava cadendo, cioè di credere di conoscere la realtà attraverso l'unica via della filosofia. Con l'esilio Dante vive una vera e propria svolta, una vera e propria, qualcuno parla anche di trasformazione della propria vita, e capisce, come abbiamo anche ascoltato dal professor Papparella l'altra volta, che la poesia ha un altro scopo. La poesia della commedia è una poesia rivelatrice e profetica, deve indicare all'umanità quella che è la via della salvezza. E se mi consentite, qui noi ci troviamo di fronte a quello che un po' abbiamo incontrato nel quinto canto con la figura di Francesca. Anche lì Dante usa Francesca come personaggio funzione, in quanto Francesca cosa dice a Dante nei famosi versi «Amor che nulla amato, mal perdona», eccetera. Dice a Dante: «Io non ho fatto altro che mettere in pratica quello che voi poeti mi avete indicato nei vostri componimenti». E
Francesca diventa da lettrice ad attrice. E quindi Dante, attraverso la figura di Francesca, vuole sconfessare quella letteratura amorosa che ha portato persone ingenue come Francesca a peccare. E infatti Dante, alla fine del canto, dopo aver sentito il racconto del momento in cui è nato l'amore tra Paolo e Francesca, quindi tra due adulteri, cioè la lettura di Lancelotto e Ginevra, sviene in quanto si sente responsabile di aver provocato o aver portato con la sua letteratura, quella letteratura in cui lui ha partecipato pienamente, figure come Francesca. E qui io mi fermo e vi ringrazio.